alzo le mani e chiedo scusa. Alzo le mani e chiedo scusa perché settimana scorsa è uscito un video solo dei Pokémon. Purtroppo però la colpa non è mia, la colpa è degli sviluppatori di Call of Duty, è colpa di Activision, che mi stanno facendo giocare solo al loro titolo chiamato Black Ops 6. Ma oggi siamo tornati qui per forse l'ottavo, forse il nono, forse addirittura il settimo, non lo so perché ho perso il conto, episodio di Pokémon Spada. Spada come il clan Spada. Quindi se non mettete like vi arriva una testata e vi spacco il cranio. A parte la minaccia velata, ma non troppo, lascia like, lascia un commento. Nei commenti fammi sapere se ti sei sentito minacciato da questa minaccia. Fammi sentire il tuo tifo per Renato, il re del Mediterraneo, perché sta aspettando solo te. Inoltre, sempre con la minaccia di un cazzotto sotto al naso, in descrizione troverete un link che è il mio video del primo canale. Come ho detto, lo ripeterò per tutta la settimana, fin quando non arriverà a 10.000 like. Cliccatelo, lasciate like, l'avete già visto, non mi interessa. Regalatemi delle views perché per me è molto importante. Spero che comunque l'abbiate visto, se non l'avete visto andate a vederlo. Quindi vi lascio il link, cliccate, vi prego, vi supplico. Ammazzo, prima di addentrarci all'interno di Galar vorrei ringraziare gli sponsor del giorno, che sono It's D7 che mi ha dato 20 euro, grazie mortacci tua. Mirko Scardino che mi ha dato 10 euro, grazie mortacci tua. Giuseppe Maranto che mi ha dato 12 euro, grazie mortacci tua. Mi state dando dei soldi molto spesso chiedendomi di comprare la droga. Non lo sto facendo perché li sto donando in beneficenza. Mi avete inoltre lasciato altri commenti, guardo lì perché sto leggendo, non perché sono un coglione. Toxel non impara un cazzo fin quando non evolve. Se lo voglio tenere, devo tenere Erpuzza, altrimenti c'ho due Pokémon deboli a roccia. Ma noi questo ci frega qualcosa, non ci frega un cazzo. Tocca fa un paio di ride Dynamax per fare un po' di exp. La coppa del coglione non tornerà perché non fate i coglioni abbastanza nei commenti. Ma se trovo dei commenti coglioni, vincerete, indovinate un po'. La coppa del coglione avevamo in realtà appena vinto una golosa metaglia, erba. Fammi vedere un po', io non mi ricordo che cazzo dovevo fare. Avevamo appena umiliato Azzurra? Sì. Ah no, dovevo andare al ristorante Frangi Frutti di Mare, perché non solo ci stava aspettando il capo, il presidente, Mr. Rosvillain, ma inoltre, mettimi la bici e spona con la tua cazzo di tuta, lo diciamo? Omosessuale. Dovevamo andare al ristorante perché forse il presidente Mr. Rosvillain voleva darci qualcosa. Scendi da sta bici, entra. Ma perché si fermano dentro? Cioè perché si fermano fuori e non entrano dentro? È aperto il posto. Renato, quali meravigliose avventure. Già vedo un paio di fighe. Il presidente sa come vivere. Benvenuto al Frangifrutti, il miglior ristorante di Kilford. Presidente, ora possiamo festeggiare la tua vittoria, Renato. Non vedevo l'ora. Ah, mi ricordo che mi aveva promesso champagne e cocaina. Ma dai, sei stato invitato anche tu, Sonia. Stiamo letteralmente qui perché io ho vinto la medaglia, non tu. Una cena di pesce con vista stadio? Vabbè, ma il presidente è palesemente un... Ma perché rimane in piedi la signorina? Kilford è una città che trae sostentamento dal mare. È tipo Genova, è la Genova di Galar. In tutta la regione non troverete mai una cucina di mare più fresca e gustosa. Se gode. Come sta la professoressa Flora? In forma come sempre, spero. Quella vecchia di merda è quasi andata al creatore. Grazie al suo lavoro siamo riusciti a creare i polsini Dynamax. Ma questa cosa lo sappiamo. Anzi no, lo andiamo a rileggere, perché la lore di questo videogame è molto importante, altrimenti non capiamo niente. Che sfruttano il potere delle Desio Stelle per far Dynamaxizzare i coglioni. Già. La nonna dice che al momento si sa ancora troppo poco sul fenomeno Dynamax. Sembrava anche un po' preoccupata, a dire il vero. Come mai? Ho skippato tutto. In realtà non avrei dovuto skippare, perché ci ha detto che praticamente la nonna era preoccupata, gli ha dato tipo un rilevatore di punti energetici. Ma quella dietro è completamente andata. Presidente, che cosa ha drogato il suo drink? Mr. Rosvillain ci dice che il dispositivo che ci ha permesso di scoprire i luoghi ad alta emissione di particelle Galar in cui viene riscontrato il fenomeno Dynamax. Se solo potessi fare qualcosa per aiutarla. Magari potresti fare un salto alla sala dei tesori di Knuckleberg. Sono convinto che la chiave per comprendere il mistero del fenomeno Dynamax vada cercata nella storia di questa regione. Olivia, dimmi tutto. Benissimo, presidente, mi occuperò io di tutti i preparati per la visita. Ora è arrivato il momento di spogliarci e fare l'amore. Ok, buona permanenza. E se ne va. Non ho bisogno dei suoi favori, ti ha solo detto che potrebbe aiutarti. Anche se devo ammettere che una visita alla sala dei tesori potrebbe tornarmi utile. Andiamo, no? Hai ottenuto la medaglia acqua. Assolutamente sì. Ti regalo questa MT. Vabbè, sarà cazzata. E infatti ci si vede, sfida palestra. Ciao Sonia. Un giorno ti sveglierai con la mia sborra tra i capelli. Penso sia un reato. Dobbiamo sicuramente uscire. E immaginavo che ad attenderci ci fosse Hope. No, è la classica lotta post medaglia. Ah no, quindi ora si va a Stamington. Perché? Il nostro prossimo avversario è il capo palestra Kabu, esperto del tipo fuoco. Non vedo l'ora. Ah, gli rompiamo il culo a Kabu. Ho una dritta da darti su di lui. Dicono che si stia sottoponendo a un allenamento speciale nella miniera 2. Ah certo, adesso dobbiamo andare alla miniera 2. Certo che con i nomi Stackelberg, Knuckleberg, Frankington
Birkenton, ma miniera 1 e miniera 2, perché dargli dei nomi sarebbe stato troppo complicato. Va bene, ci vediamo alla miniera 2 allora. Che a questo punto, se non sbaglio, vedi, miniera 2, come dicevamo l'altra volta, che però voi non avete sentito perché ho tagliato quella parte, ma quindi la ridico. Vedi, vai a Stamington. A Stamington noi già ci siamo stati, però non abbiamo fatto la palestra a Stamington. A Stamington eravamo solo andati per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. Vabbè, capito. Vabbè, andiamo a vedere la miniera 2. Che te devo dire? E come ci arrivo però? Da qui, immagino. Io vado a caso, scusate. Ah sì, da qui che è aperto adesso, perché prima c'era il team Yell che rompeva i coglioni. Ah, ma così? Sono stupefatto, sono stupito. Noi comunque dobbiamo prendere ma mi state continuando a ripetere che devo prendere quel Pokémon drago che non mi ricordo, di cui non ricordo il nome. Però mi avete detto che è vicino al lago Dragofuria, no? Perché mi continuate a dire di prenderlo se il lago Dragofuria è molto più avanti rispetto a dove siamo noi? Cioè io qui non ci sono arrivato. Ah no, frate, ma fermo un attimo. Ma questo è tutto collegato. Io posso arrivare fino a... Qua ci posso volare? Fermo un attimo. Ma le terre selvagge sono collegate. Io ci posso arrivare. Cioè questo prato verde, io da qui posso andare a piedi fino a qua. Cioè è tipo Parco Sempione. È il Parco Sempione di Galar. Volo taxi. Io non avevo capito. Metti la velocità ovviamente. Prendi un paio di watt. Ovviamente come ho detto qui la velocità la teniamo, perché altrimenti ci mettiamo 25 secoli. Ragazzi scusate la velocità, magari non ci capite in cazzo, ma godo a merda. Non dovete capire in cazzo, coglioni. Cioè io posso continuare qui. Io sono un pezzo di merda, ma io non l'avevo capita sta cosa. L'ho capita ora. Quindi io posso andare. Perché qui mi dice Piana dei Ponti, Ostello Pokémon, negozio fatto, fratelli Vanghe in spalla. Ma l'Ostello Pokémon è qui. Cioè io devo andare qui al lago Dragofuria e prendere il Pokémon droga. Questa cosa è una ficata, io non l'avevo assolutamente capita. Mi sei illuminato il mondo. Ma queste sono nuove, straordinarie avventure. Ma guarda che bella quella città. Ma quella è tipo la... cos'è, la Lega? Perché c'è musica scozzese? Chi è sta fregna? Ah, fantastico. Scusa, non te lo dico più, non te incazzare, dai, non rompi i coglioni. Ma che ti ho detto? Pia fantastica, ti devi arrabbiare. Mi sembra esagerato. Ma guarda qui, io cosa non stavo vedendo, frate. Ma voi me l'avevate detta questa cosa che è tutto collegato? Cioè, sono io un pezzo di merda? Cioè, raga, basta, non ve sopporto più, ci stanno troppi Pokémon qui però. Allora, senti un attimo però, a parte qua c'è un fegaloma grosso. Vedi, questa qua è strana, Colle Knuckleberg. Cioè, io posso entrare qui dentro? Ma come si chiama sto posto? Esplorazioni galariane? Ah, questo è Knuckleberg. Questi sono tutti i luoghi che hai scoperto. Specchio del gigante, conca delle sabbie. Come ho perso l'occhio del lago. Lago Dragofuria. Vabbè, noi dobbiamo andare. Però qua non, sicuramente qua non posso entrare, infatti mi bloccano. Sti cazzi. Non buono. No, non buono, non buono. Mi ricordate perché mi avete detto di togliere il salvataggio automatico? In questo caso sarebbe stato molto utile, no? Invece di dovermi rifare cazzo tutto. Siamo tornati qui e non mi ricordo. A parte qua c'è uno strumento. Grosso porro. Ah frate, trovate il cannone per terra. Hai svortato. Senti un attimo, fammi vedere la mappa, perché mi avete detto del lago Axiu, no? Lago Axiu è lago Dragofuria, scusa. È questo qua, è questo che vedo. Questo è il lago Dragofuria. Poi mi dite giustamente di trovare che non mi ricordo. Fammi vedere un attimo. Dripi. Merda, ma raga, ma è altissimo di livello. A parte che c'ha l'1%, 2%, 2%, ma lo trovi al 52, frate. Cioè, forse è un po' troppo, no? Stiamo anticipando un po' i tempi se lo trovo 52. Comunque puoi trovare un botto di roba qui. Mica, ma ci sono tutti i Pokémon del pianeta? Raga, ma sono tantissimi. Ma qua c'è qualcosa che mi sfugge. Mi spiegate un po' la lore di questo luogo? Perché trovi letteralmente qualsiasi cosa. Molto interessante, se devo dire la verità. Mi spiegate un attimo, perché sono curioso. A parte quando lo posso prendere, Surf? Lo posso sempre prendere? Sotto non si può scendere così, non mi posso suicidare? Ok. Vabbè, interessante comunque la situazione. Conca delle sabbie, specchio del gigante. Andiamo allo specchio del gigante. Vediamo se ricrasha qua. Prima è crashato qua, vediamo. Se non gli piace sta zona. No, era sempre un crash così, randomico. Questo è lo specchio del gigante, conca delle sabbie. Secondo me c'è qualcosa di nascosto palesemente. Dovete spiegare un po' la lore di questo, di questa zona. Perché... oh, Golurk. Perché sembra... sembra una roba molto misteriosa, no? Avvolta nel mistero. Però ripeto, non mi potete dire di Nappia Dripi e poi la Nappia Dripi di star 52. Ma che ce faccio? Modo non faccia così come i cazzi.
anni. Non ci posso fare niente con Drippy, te ne rendi conto? Vabbè, torniamo a Killford perché dobbiamo proseguire la nostra avventura e andare alla miniera 2. Miniera 2! Miniera 2, vediamo un attimo innanzitutto che roba è. Qua c'è una piccola gangbang. Questi si stanno palesemente a comprare fumo tra di loro. Come fanno ambici? Oh no! Air fluido, ancora tu! Fluido, dimmi tu. Ma quello dietro è completamente impasticcato, fermo così con la Pokéball. Non sono qui per sfidarti, anche perché hai già preso il cazzo. Nemmeno ho voglia di sprecare tempo. Senti, dimmi cosa vuoi. Potrei farti il favore di annientarti in una lotta per riportarti alla realtà? Ma come, hai appena detto che è il contrario. Sfidami pure. Ma certo, coglione di merda, ma ovvio. Non hai alcuna possibilità di vittoria contro sto grosso cazzo. Coglione, parte la sfida di fluido. Fammi vedere un po' elettrococcola. Dai, frate, levate. Ah, paralizzato, GG però. Merda, dovevo drogarmi prima di venire qui. Eh sì. Sì, coraggio, mi sa che Tox lo salutiamo. Mi sa che c'è la necessità di far evolvere questo coso. Anche perché è un neonato, ha il pannolino letteralmente. Ma quindi adesso non prende esperienza lui. Questa è una tragedia. Manna Moji, fagli mossa buio immediatamente. Ma pure Moji è femmina, raga. Ma sono tutti femmine con nomi da maschi. Notte Sferza, lo salutiamo. Dai che sono curioso anche di vedere la tua terza evoluzione, coglione. Che poi devi volare, te ne devi levare, ti devi togliere dai coglioni. No, Brunello. Più zero esperienza. Fermi tutti, devo far rivivere Brunello. Bello, mazza, raga, la cosa più gay che ho mai visto. E mi guardo ogni giorno allo specchio. Revitalizzante, usa su Brunello. Non può non prendere esperienza questo Pokémon. Deve livellare, deve mostrare a tutti il suo vero potenziale. Vento de fata, fata. Che tipo è? Tipo gay? Mezzo homosex. Rifai una notte sferza, vediamo che succede. Super efficace, vabbè ma vabbè. Vento de fata. Ma che nome è? Dai su, vai via. Locura, ovviamente, gli dà un po' di succo di gay. Basta, non siamo in un periodo storico in cui puoi fare scherzi sugli omosessuali. Ma lui non può morire, eh? È portato avanti dalla bandiera arcobaleno. Basta. Ciao, potere delle favole. Basta, dai, basta, veramente. Basta, stai esagerando. Brunello si prende la sua express, si gode. L'ultimo, Atena, di Zano XV. Ma ce l'hai uno, Ether? Basta, sì, veramente. Ma lui è tutti psico ce l'ha praticamente. Atena mi sa che ci saluta. Vorrei trovare delle caramelle quelle giganti, grosse. Pure il puzza dovrebbe salire un po', eh. Salgono lenti. Ah, hai messo a dura prova la mia squadra. Ora prendilo nell'ano. Mi sa che lui diventerà un tumore con tutti questi Pokémon che si evolveranno. Però fratello, si è fatto romper culo dalla striscia di Gazza di Galar, a.k.a. Linone. Ma levate. Colpo di grazia per Gotita, che ricordiamo tutti, evolversi in fregna. Brunè? Dai Brunè, devi salire però. Devi salire troppo lentamente. No, sono arrabbiato. Scusami. Ti sei rotto le unghie. Basta, veramente, mi denunciano. Devo porgerti le mie scuse. Ti prego di dimenticare le mie parole di poco fa. Definirti mediocre non ti fa giustizia. Appena passabile ti si addice di più. È quello che dico ogni volta che vedo tua madre. Ma comunque una botta gliela damo sempre. Prendi questo. Oggetto invisibile. Me la lascia così. Oh, card della Lega. Vediamo un po' che ci dice. E adesso dove potrei andare a cercare le Desio Stelle? Non lo so, dimmi un indizio. Ah, quello dietro si è sbloccato intanto. Non è rimasto più con la palla in mano, ma. Ok, allora secondo me non c'ha letteralmente senso tenesse Brunello come primo, raga, perché è troppo scarso, vi dico la verità. Possiamo proseguire la nostra straordinaria avventura nella miniera 2. Come... che cazzo è? Ma come cazzo te permetti? A sottiletta? Che livello sta? Vedi, al 25, raga, questi sono altissimi. Cioè Brunello sta col pannolino letteralmente. Mi sono messo Smegma come primo, raga, perché Brunello come primo è una cosa deleteria, perché è troppo basso. Mi sono cacato sotto. Ah, lui ha una Pokéball che usa come esca. Infatti stavo dicendo, ma questo strumento e invece è un Pokémon. Eccolo, guarda, coglione di merda. Non mi faccio inculare due volte. Là c'è un altro minatore. Qua si può pescare, ma se pescamo che succede? Ho sbagliato, grazie al cazzo, ho sbagliato tasto. Fammi pescare. Cioè, roba seria, roba ciotta? No, frate, letteralmente io la mia cacca la mattina. Vai via. Quindi mi sono messo come primo Smegma, dicevo, perché stavo in una miniera, raga. Quindi mi sembra abbastanza fondamentale averci un Pokémon d'acqua, non potendo avere uno d'erba, cioè non avendocelo. Air Team Yell. Ma questa sembra proprio una lotta. Mazza, frate, stanno allucinati. Oddio, sono allucinato. Oh, che storia, ti andrebbe una sfida. Qui là, Renato. Oh, frate, lotta in doppio così ci mettiamo molto di meno. Vedo che hai dei fan, sembri mio fratello. Ma te non mi dici mai più una cosa del genere, te da un destro. Fermo. Io sono Oppa, futuro campione di Galar e ciucciatore di cazzo ufficiale di tutta la regione. È uno scherzo, avvisami, così rido. Vabbè, te fai pia per culo da due obesi. Oh, hai voglia di ridere, lottiamo. Dai, famo sta lotta in doppio, frate, così ci mettiamo la metà del tempo. Tu sei con me? Assolutamente sì, frate. Alleati quando serve, nemici nel momento del bisogno. Non è un detto. Santo Dio, ma sono tutti desaturati, o sbaglio? Allora, ma frate, ma perché manni sempre sta cazzo di pecora? Ma è una merda, lo vuoi capire che fa cacare? Senti, fai idropuzza su Tiavo, almeno leviamo dai coglioni che mi sembra quello più pericoloso. Occhioni teneri, fermi tutti, siamo obbligati
abituati a fargli delle coccole. Pietro puzza. Doppio calcio, vediamo se è intelligente. Abbastanza, ma non tanto da ucciderlo. Mo fa idropuzza su quell'altro nano. Occhioni teneri. No, mi ha riabbassato l'attacco ancora. Ma idropuzza è fisico? Idropuzza? No, non sembra fisico, è impossibile. Ancora congiura. Allora, se adesso la pecora non rifà doppio calcio su di lui per farlo fuori, mi incazzo. Disinstallo il gioco, non finisce la serie. Tocca finì la serie, tocca scrivere ultimo episodio nel titolo. Idropuzza. E poi idropuzza, perché gli dirà una valangata d'acqua con le mani? Come fai? Oh, coleo morso e puzza. Puro de fumo, secondo me non ti serve, levalo. Noi non le usiamo queste mosse da stupide. Prendiamo solo l'attacco, zero difesa. La miglior difesa è la difesa, il miglior attacco è l'attacco. Non era... Oh, fratello, ci ha massacrato questo coglione. Tutto perché prima non è fatto doppio calcio ma ruggito, imbecille. Allora ammazza Tievullo, perché se ci fa un altro attacco ci manda al cazzo di creatore. Mandalo via, ti prego. Si era tutto bustato l'attacco. Brunello senza senso. Bravissimo. Ah, ma loro ci hanno 500. Calcio basso su di me, ovviamente. Certo, ti pare che lo fa su quell'altro imbecille. Frate, ma Smegma non c'ha più l'attacco. Ma quanti ce n'hanno? Ah, frate, ma che ne dici del doppio uccello? È il team degli uccelli, guarda un po'. Attacca l'ite. Oh no, che fa? Merda. Mi manda a fuoco l'uccello, come tua madre. Bravo, straordinario, fenomenale. A questo punto spinna Lippard, che te devo dire. Doppio attacco volante. Sfuriate su di me, ci mancherebbe Dio che attacchi l'altro. Non gli levamo un cazzo di niente, frate. Bravo, con spennata. Lo rifai, tanto lui... Ah, non posso usare... Vabbè, allora fagli è beccata. Non potevo usare la stessa mossa due volte, perché? Non lo so, forse è un effetto della mossa che ho utilizzato prima, non lo potremo mai sapere. Ci abbassa la voglia di vivere, meno male. Adesso possiamo tagliarci le vene, ovviamente in orizzontale, non in verticale, perché non si muore altrimenti. Si soffre e basta. Brunello non riesce a salire, ma il team Yell è stato umiliato, si gode. Oh, devo ciucciare dei cazzi adesso, per caso? Merda, anch'io devo ciucciare dei cazzi. Questi ciucciano i cazzi e basta. Questo è il tipo il fratellino del campione, in effetti si vede. Il team Yell dopo la botta cambia rotta, adesso solo cocaina, e se ne vanno con il loro passo veramente poco agile. Renato, sei un portento, sono fiero di averti come rivale. Chissà dove sarà Kabu. Si sta allenando? Se ne va a cercare Kabu. Ma è Kabu lame? Ma qua non sembra esserci niente di interessante. È un Pokémon inutile. Lo aggiriamo un attimo. Oh, MT38. Merda, quasi. Guarda che se andovinavo erano 15.000 euro vinti. Qua c'è qualcosa. No, non si può andare. Andiamo giù, che secondo me la strada giusta è... Comunque, ma sono stato ingannato. La strada giusta è palesemente di là. No, è di qua invece. Quindi se io vado qui a sinistra, cosa c'è? Ci sarà un altro strumento. Oddio. Oro. Sacco di sabbia. Veniamo da Oppa, che penso abbia trovato Kabu lame. Oppa, dimmi tutto. Kabu, ma come cazzo te sei vestito? Ma sei un vecchio cinese. Timiel, vi ringrazio per avermi aiutato ad allenarmi. Ah, li sfrutta? Madonna, ma c'ha lo scialle addosso. Sembra un re. Il vostro comportamento è imperdonabile. Che cosa hanno fatto? Non dovreste disturbare Karkol mentre lavora? Oh no, hanno disturbato il Pokémon Fecaloma? Al diavolo le sfide. Quando la Yell colpisce il team Yell, svanisce. Ok, e se ne va. Ma sono quelli di prima? O sono tutti uguali? Cioè, è un gruppo di obesi? Questo è da capire. Kabu, sei troppo tosto. Proprio come deve essere il tuo turgito pene. Così devo per Renato. I due sfida palestre sponsorizzati da Dandel, giusto? Beh, io sì, siamo noi. Sto approfittando di ogni minuto per prepararmi a fare scintille nella sfida contro di voi. Poverino, ancora non sa che io ho un Pokémon d'acqua, anzi ho lo starter. Proseguite dritti dopo essere usciti dalla miniera e raggiungete Stamington. Una volta lì fatevi una bella dormita in hotel. Vi voglio belli scoppiettanti quando ci sfideremo. No problem, no problem, non ti preoccupare. Va bene, e se ne va. Domani bruceremo più del sole. Hanno delle interazioni che veramente... non hanno senso. Lo diceva Dandel, un sacco di sfida palestre si ritirano perché non riescono a battere Kabu. Penso che sia, credo, la più semplice. Dai, io non vedo l'ora di scopare. Lui dice sempre questa frase. Posso dire, la miniera 1 era meglio della miniera 2. La miniera 2 è una cazzata. Ok, siamo usciti dalla miniera 2. Fammi vedere dove siamo spuntati. Quel Karkol di prima doveva essere lì per un incarico del Pokéjob. A occhio e croce. Il Pokéjob è tipo un blowjob ma fatto da un Pokémon. Tu sai cos'è il Pokéjob? È un blowjob fatto da un Pokémon. No, ho sbagliato. Questo è sempre tutto. No, lo volevo sapere. Lo volevo sapere. Ho sbagliato. No, dimmelo, ti prego, dimmelo. Morirò nella curiosità ora. Frate, inquietante. Un gruppo di nudisti. Vediamo un po' qua se c'è qualcosa di interessante a parte questi sudo vudo. Proseguiamo un attimo. Lì c'è una lotta da fare. Qua che mi dice? Dove andiamo? Lì mi dirà miniera 2 a destra e a sinistra Stamington. A questo punto, esattamente. Andiamo verso Stamington allora. Torniamo a Stamington in realtà. Perché ovviamente noi abbiamo già. Ci siamo già stati. Guardia merda. Non ho capito però da qui da dove. Stiamo spuntando. Noi a destra cos'era bloccato? Perché noi comunque siamo arrivati qua. Abbiamo fatto miniera. Siamo andati sopra qui a come si chiama? Tarfield, dove abbiamo fatto la medaglia. Kilford medaglia. E adesso Stamington altra medaglia di fuoco. E poi da lì sarà interessante capire in realtà come arrivare nel lato sopra. Ma sicuramente è una roba dei treni. È una ferrovia. Probabilmente ti si sblocca in realtà semplicemente la fermata. Prendiamo il ponte dell'Apocalisse. Ok, Stamington. Sì, probabilmente in realtà era bloccato. Vedi? Ah sì, qui siamo allo stadio.
stadio, certo. Qui era semplicemente bloccato, non ti facevano passare perché c'erano, penso, dei bulli. E quindi niente, quindi adesso devo andare all'hotel a dormire, mi avevano detto. Però io in realtà non me ne frega un cazzo e vado al centro Pokémon. Ma avevano detto, vai al Beauty Win, che se non ricordo male è questo l'hotel, no? Che è l'hotel in cui eravamo andati prima di fare... Oh, di nuovo lei, come si chiamava? Marcella? E guarda l'eroe de Galar. Mary, vabbè, meglio andare a dormire. Ti consiglio di fare lo stesso. Va bene, dai, dal cazzo, troia. Piccola cura dei Pokémon, in automatico siamo andati a dormire, mi sa, eh? La mattina dopo. Il tuo amico è già partito per la sfida delle palestre. E oppo, va sempre prima di me. Stava blaterando qualcosa tipo che la card della Lega Pokémon de Gabu gli era stata utile per mettere a punto una strategia. O letteralmente ti dice che usa Pokémon di fuoco. Ne regalo uno anche a te. Ma già ce l'ho? Non ce l'avevo già? Vabbè, eccoti un regalo per la sfida di ieri sera. Due antiscottatura, se gode, questo potrebbe essere utile. Con la voglia di Renatino di diventare l'eroe di Galar e di avere una statua degna del suo nome, noi ci sentiamo domani con un nuovo video e dopodomani con un nuovo straordinario episodio di Pokémon Spada. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Clan Spada. Grazie mille a tutti, ciao.